spaventato e mi sento come Marciani, gente tre dal tappeto, non so mai stato. Gioco ogni round, ho ganci e montanti dentro un sound, fatta a casse rullanti e groove underground. Resto con i miei per i pugili fake, siamo come Cool J, mamma sei knock you out. Combatto finto fiato, fuori dalle mode e dal mercato. Questo non è rap, è pugilato, qua se non le dai allora le prendi. Perché la vita è come un riso, un quale ufficio perdi. Combatto finto fiato, fuori dalle mode e dal mercato. Questo non è rap, è pugilato, qua se non le dai allora le prendi. Perché la vita è come un riso, un quale ufficio perdi. Dal gol fino al compimento dell'opera, vincio perdi la logica. Tutto il resto è retorica, e sa che mi serve un bodyguard. Poi c'è la tecnica da lì, la forza di Jake LaMotta e la forza di George Foreman. E per la cronaca la formazione fisica sul ring vale tanto quanto quella psicologica. Se non ne sto faresti indietro, chi c'ha la mascella di vetro è prima ad andare a tappeto. Poi ci si gioca la faccia, fa il culo a Breno. Se la prendi sul leggero vedrà che non esci intero. Picchia forte, ancora più forte. Se non vuoi trovarti a incassare con le spalle messe alle corde, studia la nuova scuola, quella classica e pionieri. Rispetta sia i pesi massimi che leggeri. Un quarto d'ora di gloria non fa la storia di una vita intera spesa a lottare per ciò in cui credi. Combatto finco piano, fuori dalle mode e dal mercato. Questo non è rap, è pugilato, qua se non le dai allora le prendi. Perché la vita è come un ring sul quale vinci o perdi. Combatto finco piano, fuori dalle mode e dal mercato. Questo non è rap, è pugilato, qua se non le dai allora le prendi. Perché la vita è come un ring sul quale vinci o perdi. Ora sta a te dare il meglio, il frutto di ciò che ha preso. La vittoria non ha prezzo e la sconfitta non ha peso. Se l'atteggiamento è corretto, metti tutto te stesso. Anche se ti hanno steso, ti rialzi con l'orgoglio illeso. Vedi il risultato di allenamenti estenuanti. Per il lottatore, serie di jet, diretti e montanti. Per l'MC, gemmi scantinati, parcheggi e scenari desolati. Con metriche scottanti sopra i palchi o sul ring. Se sei scontato, sei sbarcato. Sconti a nessuno qua, ogni traguardo è meritato. Con sangue versato, sacrificio e fiato. Attendo piatti sul quadrato. Questo non è rap, è pugilato. Sai, smoke, colpi secchi alla porpora mucca. Nei sobborghi di Bangkok, senza sponsor né TV. Ma se faccia stile Croco, secca la Ramonte. Chi non ha stoffo non ci crede, con noi a vita breve. Combatto finco fiato, fuori dalle mode e dal mercato. Questo non è rap, è pugilato. Qua se non le dai allora le prendi. Le prendi, perché la vita è come un ring sul quale lo vinci o perdi. E combatto finco fiato, fuori dalle mode e dal mercato. Questo non è rap, è pugilato. Qua se non le dai allora le prendi. Le prendi, perché la vita è come un ring sul quale lo vinci o perdi. La più cordiale, buonasera, Alberto Frati, Maone Massimiliano, ancora di nuovo insieme per raccontarvi il pugilato. Eh sì, caro Alberto, ancora insieme, dopo la maratona di ieri sera, oggi siamo di nuovo a Ferrara dal mitico Momo Duran. E arriviamo qui a Ferrara raccogliendo le ultime forze che ci sono rimaste dentro per potervi raccontare questa splendida serata che andrà a scena proprio qui a Ferrara. E più precisamente, ora ti chiedo qualcosa che, Massimiliano, sono sicuro che, che non mi ricordo. Ti lascerò un attimino in defiance. Più precisamente dove? No, non mi viene il nome. Dove sei Massimiliano, qual è la cosa bella di noi? Che non ci prepariamo niente. E purtroppo siamo nel comune di Masi Torello. Masi Torello, sì, eccoci Alberto. Noi non ci prepariamo nulla, andiamo a braccio. E si vede tutto. E si vede, e si vede. Naturalmente non siamo grandi firme, non siamo grandi giornalisti, però abbiamo una cosa che in pochi hanno, il cuore per questo sport. Facciamo i sacrifici per potervi raccontare a 360 gradi gli sport a combattimento e soprattutto lo sport che amiamo di più, il pugilato. Eh sì Alberto, è vero, siamo sempre in giro, facciamo tanti sacrifici, ma lo facciamo con il cuore, lo facciamo con la passione e con la voglia di farlo. Questa sera, ecco, proprio a Masi Torello, qui, comune di provincia, comune di Ferrara, non mi viene, comune di Ferrara, è così, e sei match questa sera, sei match di cui tre dilettanti e tre match poi professionistici. Sì, scusate, intanto stavo vedendo se erano partite tutte le dirette del caso. Ricordiamo questa sera Sky 814 MS Channel, anche questa sera
il grande, grandissimo direttore Roberto Brusati si mette a disposizione per raccontare ancora una volta le gesta di questi ragazzi che salgono sul ring e che ancora una volta portano in alto il vessillo italiano e ancora portano in alto il pugilato italiano. Sì, Alberto, proprio a hai proprio detto vessillo italiano, a prendere le tue parole, ieri doppio titolo italiano, caro Alberto, siamo stati a Torino per il doppio titolo italiano, pesi piuma e pesi super piuma. Sì, Massimiliano, veramente è stata una serata organizzata, una maratona di pugilato come forse non si è mai vista, forse abbiamo messo il primo primato di diretta e ne siamo fieri perché siamo riusciti a tenere botta, come si dice dalle nostre parti. Siamo riusciti a fare 6 ore e mezza di diretta. Possiamo raccontare anche in retroscena, abbiamo dormito circa 4 ore questa notte, sì, e siamo ripartiti per venire qui a raccontarvi questa serata organizzata dal grande, grandissimo Massimiliano Momo Duran. Un nome, una garanzia, un nome che si associa al pugilato, che conta al pugilato mondiale. Sì, un nome che si sposa con il pugilato e una famiglia, lo diciamo sempre, e una famiglia che con il pugilato ha dato tanto tanto all'Italia, a partire dal papà Juan Carlos Duran e poi dai figli, tantissimi titoli portati proprio da questa famiglia. Un ringraziamento veramente di cuore anche a chi ci segue tramite i social YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo di portare nelle vostre case a 360 gradi, in tutte le piattaforme, in tutte le salse, come volete, basta che guardate il pugilato, che si torni a parlare di pugilato. Passo indietro, ieri sera doppio titolo italiano, come hai detto bene tu Massimiliano, ma in contemporanea andava la serata organizzata al Pala Santoro Roma dalla BBT Buccioni Boxing Team, salito sul ring Pietro Rossetti, The Butcher. Sì Alberto, noi non abbiamo avuto la fortuna di vederlo in diretta perché, come hai appena detto, eravamo a Torino. Pietro Rossetti che aveva promesso scintille sul ring, non so se avete seguito la cerimonia del peso, ma già dalla cerimonia del peso c'erano state scintille e Pietro aveva assunto un grande rischio durante l'intervista. Allora Massimiliano, prima di parlare di questo episodio, perché ci tenevo, perché si sono alzate un po' di polemiche anche sui vari social, voglio fare un passo indietro. Innanzitutto sold out al Pala Santoro. Ancora una volta BBT sinonimo di garanzia, sinonimo di grande pugilato e la gente risponde. Sì, assolutamente, ma quando hai una fight card importante, imponente, come spesso magari nelle riunioni dove andiamo, si risponde sempre in grandissimi numeri. Sì, un'altra cosa ci tenevo a dire, poi parlando dei match naturalmente, Camili si conferma quello che è uno dei migliori ottimi prospect italiani, anche se ancora non è a tutti gli effetti cittadino italiano, però si conferma una grande risorsa del pugilato e l'abbiamo visto proprio ieri. E naturalmente adesso apriamo una piccola parentesi su Pietro Rossetti. Chi conosce Pietro Rossetti, io lo conosco, ho la fortuna da conoscerlo da dilettante. Ragazzo molto umile, come umili sono i suoi maestri Italo Mattioli e Gigi Ascani, ma ragazzo che non ha mai parlato, che non ha mai fatto vanto o mai ha deriso un suo avversario. Pietro è il classico ragazzo, il classico pugile che sa quello che deve fare, salire sul ring e fare il match. Chiuso il match, chiuso l'argomento. Sì. E lo ha sempre fatto, quando l'abbiamo visto lo ha sempre fatto, non si è mai messo in mostra, non ha mai fatto sfoggio di intanto un secondo, sì, va benissimo, non ha mai fatto sfoggio di, come si dice, di gesti non sportivi. Quello che è successo al peso, siccome noi eravamo presenti, sì, caro Massimiliano, quello che è successo ieri, poi quello che è successo l'altro ieri al peso, dove noi abbiamo visto di persona tutta la situazione,
Pietro non ha fatto e detto nulla. Anzi, il suo avversario ha pensato bene di spingere, di fare un gesto in consulto, di fare un gesto in consulto durante il peso. Ha dato una spinta, ma lo avete visto tutti, ha dato una spinta senza senso, senza un se, senza un perché a Pietro. E giustamente Pietro è un ragazzo che dimostra sul ring quello sì. che deve dimostrare, cosa sì, che ha fatto alla perfezione. Sì, Alberto, hai detto bene. Pietro noi lo conosciamo da parecchio tempo, è un pugile che, non ha, come hai detto tu, ovviamente non ha mai parlato, non ha mai detto una parola fuori posto. E ieri, io non so se dico qualcosa che magari già hai detto tu, Alberto, ci hanno un attimo interrotto. E ieri durante il peso è stato il suo avversario. Sì, perché ho letto un po' rispetto. Io sono sempre del parere che in questo sport il rispetto è la base, proprio l'essenza del pugilato, e ci sta. Ma quando io vado a fare il peso, ci siamo indignati quando Federici prese lo spintone dall'americano. Ci siamo indignati quando Michael Magnesi, il gesto del suo avversario, che dopo 30 secondi poi, ecco, altro ragazzo che dimostra sul ring quello che vale, alla cerimonia del peso minacciò Michael Wolf. Ci siamo indignati per tutti, e sembra che vogliamo far passare un ragazzo, un bravissimo ragazzo come Pietro Rossetti, come un istigatore o non so che cosa. No, assolutamente, noi ecco, siamo stati al peso, la spinta è stato Pietro a prenderla, anzi non ha neanche reagito, ha semplicemente detto domani faremo i conti sul ring, ma penso che sia naturale per un pugile la risposta... Questa tipologia di beh, risposta. Certo, io invece adesso di attaccarmi e fare un polverone qui sotto, sto in silenzio, faccio la persona che poi è Pietro Rossetti, la persona educata, la persona tranquillissima, ha detto ci vediamo domani sul ring, cosa che poi ha dimostrato in maniera perfetta con quel montante al fegato che ha messo KO il suo avversario. Pietro Rossetti, ragazzo che sta crescendo match dopo match. Pietro Rossetti, un ragazzo che secondo me si proietterà ad altissimi livelli nel pugilato che conta, caro Massimiliano. Noi lo diciamo spesso, ancora non so perché non è riuscito a fare un titolo, il titolo italiano. Secondo me ha tutte le carte per poter affrontare qualsiasi pugile italiano, e ti dico la verità, al momento credo anche qualche cosina di più, sì, anche visto quello che sta esprimendo sul ring. Ricordiamo, Pietro Rossetti a questo punto diventa sfidante ufficiale al titolo italiano, lo era già. Ora ci sarà il match tra Esposito, e io per i nomi, Massimiliano, mi dovete perdonare, ma dopo 48 ore di diretta comincio a dare segni di cedimento. E lo squalo rosso-blu, aiutami Massimiliano, da Cagliari. Lo squalo, no, quello che pensavo io era Bazzurra. Lo abbiamo visto alla serata di Ferrara. Non mi viene. Neanche no, a non me. Non mi viene. Mi... Non ci vogliate male. Ce l'ho sulla punta della lingua, ti dico la verità. E non mi viene il nome, vabbè, ci siamo anche salutati. E purtroppo al momento non mi viene il nome. In corso del tempo penso che mi arriverà l'input dal mio cervello, che ormai è trasandato. Detto questo, Massimiliano, come dicevamo, appunto, ecco, una serata bella quella della BBT. In contemporanea andavamo noi da Torino. Un'altra serata bella, devo dire, una grande serata. Una serata che ha visto due titoli italiani, il Piuma e il Super Piuma. Due titoli italiani che sono, a mio avviso, sono stati rispettati sul ring. È stata rispettata quella cintura. Sì, Alberto, hai detto bene, è stata rispettata quella cintura. Abbiamo visto riconfermarsi campione d'Italia Davide Tassi contro un ottimo avversario, contro Jacopo Lusci.
Davide Tassi è riuscito a far valere il suo tipo di pugilato. A me è piaciuto tantissimo, ha fatto un match perfetto, si è mosso molto bene sulle gambe, ha avuto una tranquillità durante lo svolgersi del match nel mettere i colpi, nel rimanere più che concentrato ed ha portato nuovamente a casa il titolo di campione italiano dei pesi piuma. E poi c'è stata il secondo main event. Il match tra Limone e Nordin. Limone si qualifica campione italiano, strappando proprio il titolo a Nordin. Sì, un bel match anche Nordin Limone, anche se devo dire la verità, ho visto 3-4 ragazzi che veramente molto Sì, bravi molto quella bravi, serata. molto bravi. Il match Nordin-Limone, secondo me, Alberto, un gran bel match. Non mi aspettavo così tanta differenza nel punteggio poi finale, però la vittoria a Limone probabilmente c'era. Non mi aspettavo così tanta differenza nelle 10 riprese, ma sì. Nordin ha avuto l'occasione, la possibilità di chiudere il match, se non erro alla sesta o alla settima ripresa, aveva messo un buon gancio che aveva colpito in pieno Limone, aveva vacillato, poi è stato bravo Limone con l'esperienza a recuperare. E intanto era Tobia Tobia Loriga, Loriga, il appunto. campione che abbiamo incontrato su a Ferrara, lui prossimo sfidante per Esposito. Quindi chi vincerà tra i due? Speriamo che Pietro Rossetti, The Butcher, possa avere finalmente la chance per combattere per questo titolo. Sì, Alberto, lo spero veramente per Pietro, perché secondo me se lo merita e ha tutte le caratteristiche, le qualità e le carte in regola per poterci riuscire. Ieri, come dicevi tu, Alberto, tanti bei pugiletti, tanti bei pugili. E a me è piaciuto tantissimo Pogliani, ha fatto secondo me un gran bel match, un ragazzo che secondo me ne sentiremo parlare. Mi è piaciuto Yassin, che non si è potuto esprimere perché purtroppo il suo avversario si è infortunato alla prima ripresa, ma mi è piaciuto molto anche Yassin. Ora, questa sera sono curioso di vedere i tre pro e i tre dilettanti che saliranno sul ring qui a Ferrara. Eh sì, Massimiliano, siamo in attesa dell'inizio di questa serata targata Boxing Duran, per poi, Massimiliano, prenderci un attimo di pausa. Credo che sia giusta e meritata. Spesso sento parlare di pugilato, del bene del pugilato, di questo, di quell'altro, da tanti maghi, da tanti chef che hanno sempre la ricetta pronta per risollevare il movimento. Credo che il movimento non debba essere risollevato da qualcuno. Credo che il grande lavoro che stanno facendo gli organizzatori italiani per riportare sempre più in alto il pugilato sia quella la ricetta giusta. Che le serate di pugilato, quando vedi tanta gente, vedi tante persone che lo seguono, piano piano cominci a capire che stai nel giusto trend per fare qualcosa di nuovo importante. E naturalmente, Massimiliano, il pugilato Lì sopra. si vive là sopra, ma si vive soprattutto andando alle serate di pugilato e non parlando di pugilato da una poltrona. Certo, assolutamente. E benvenuti a Masi Torello, l'applauso come sempre spontaneo del pubblico. Buonasera. Allora, signori, abbiamo portato la box a Masi Torello. Questa sera nel centro sportivo di Masi Torello si svolgeranno tre incontri dilettantistici e tre incontri professionistici. I dilettanti con i quali partiremo tra pochissimo saranno match sulla distanza di tre riprese da 3 minuti ciascuna. I professionisti invece si andranno ad incontrare in match della lunghezza di 6 riprese da 3 minuti ciascuna.
capisco che c'è molto effetto rimbombo, è un effetto diciamo particolare. Io spero, cerco di parlare lentamente, spero che voi mi possiate ascoltare. Fatemi un cenno, si sente? Più o meno, dai, più o meno. Grazie, grazie. Allora, innanzitutto presentiamo il commissario di riunione, la signora Dragana Scabaro, un applauso. Abbiamo il medico di Bar Jolly con Matteo Cristofori. Ciao Matteo. Abbiamo gli amici dell'ambulanza, ovvero la pubblica assistenza ferrarese, un applauso anche a loro per il loro grande lavoro. Ringraziamo anche Benfenati Marco, impianti elettrici, sponsor. E poi signori, abbiamo il piacere, nonché l'onore di essere sulle reti televisive MS Channel e Fighter Life insieme agli amici Alberto Frati, Massimiliano Maone e Nicolas alla telecamera. Salutiamoli, salutateli, vi potrete vedere sul canale 229 di Sky. E adesso signori parliamo l'arbitro, signori, signor Diego Guida. Parliamo di categoria 60 kg. Un match da tre riprese, da tre minuti, e vedremo all'angolo rosso dalla pugilistica Giuliano. Forte l'applauso per Amin El Bassawi. Eccolo che guadagna il ring, signori. Forte l'applauso per Amin El Bassawi. Amin El Bassawi che vedremo posto all'angolo blu dalla pugilistica padana di Ferrara. Forte l'applauso per Antonio Scialpi. Bene signori, e allora comincia così questa riunione. Ci vedremo più tardi con il discorso dei professionisti, ma adesso godetevi questi bei match di dilettanti, signori. Ce l'abbiamo Amin El Bassawi, applauso. Antonio Scialpi, applauso. Buon match. Ed eccoli sul ring i due primi pugili a salire sul ring, Antonio Scialpi ed Amin El Bassawi, due elite seconda serie. Questa sera apriranno le danze qui a Ferrara. Scialpi, che se non erro questa sera dovrebbe fare il suo esordio su quel quadrato, Alberto. Eh sì Massimiliano, è tutto pronto per l'inizio di questa serata pugilistica
ancora una volta l'onore per noi di Fighters Life di essere presenti qui e raccontarvi le gesta di tutti, e dico tutti, i ragazzi su quelle 16 corde. Eh sì, è proprio di tutti quanti, come hai appena detto tu, Alberto, e te l'ho detto, Scialpi questa sera al suo esordio, per lui serata importante, professionisti, ed è tutto pronto, stanno mettendo il caschetto, guantoni, conchiglia, paradenti, tutto dove deve essere, e si può iniziare questa serata di grandissima box. Vengono chiamati al centro del ring i due pugili. Ricordiamo, El Basawi, angolo rosso, Scialpi, angolo blu. Inizia il primo round. Entrambi in guardia mancina, El Basawi leggermente più alto rispetto al suo avversario. Mi aspetto un match molto, molto tecnico, molto sulla lunga distanza da parte di El Basawi. Qui intanto esce bene sul lavoro con i colpi detti di Scialpi, El Basawi, per poi rientrare con un montante sinistro. Saranno tre round da tre minuti. Tanto bravo qui Scialpi con il braccio avanti, e bene poi il diretto destro di El Basawi. Prova Scialpi con il sinistro al bersaglio grande, non trova il bersaglio, prova poi El Basawi con l'1-2. Bene qui il destro incrociato da parte di Scialpi. Poi lavoro a due mani, ancora un gancio sinistro per Scialpi sull'attacco di El Basawi. Bene qui ora il diretto destro di El Basawi, tocca con il diretto e poi il montante, il gancio scusate di Scialpi ad uscire dall'angolo. Tiene il centro ring El Basawi con Scialpi che rimane sulla lunga distanza, almeno in questo prima parte di match. Bene ancora in attacco El Basawi, bravo Scialpi, qui un gancio sinistro da parte di El Basawi. Cominciano alla grande, molto bene il match questi due ragazzi. Prova il jab Scialpi, toccato poi da El Basawi, ancora Scialpi con entrambe le mani. Cerca di arrivare al bersaglio piccolo, al volto di El Basawi, che però si chiude molto bene. Prova ancora il lavoro con il jab, poi il gancio sinistro di El Basawi che non trova il bersaglio. Il diretto destro incrociato di Scialpi, poi ancora il lavoro sulla corta distanza. Interviene l'arbitro per riportare qui un piccolo problema con il caschetto. Era scivolato davanti agli occhi il caschetto di Scialpi. Bravo qui a toccare con il jab per poi abbassarsi sul gancio. Ancora il clinch tra i due, deve tenere la testa alta Scialpi. Tocca con il gancio sinistro, ancora il gancio sinistro di Scialpi. 1-2 ancora per il pugile all'angolo blu, poi lavoro con i montanti. Ancora El Basawi in attacco, prova a toccare con il montante sinistro sulla corta distanza. Non deve tenere a sé El Basawi Scialpi. Anche per lui problema con il caschetto, tutto risolto immediatamente. Toccano con il sinistro. Qui prova ad incrociare il diretto destro, bel montante destro, gancio destro da parte di Scialpi. Ancora l'1-2, poi bello il lavoro a due mani sempre di Scialpi che sulla corta distanza è molto rapido. 10 secondi alla fine di questo primo round tra Scialpi e El Basawi. Ancora vuoto con il gancio sinistro qui, bello destro incrociato sia per Scialpi che per El Basawi. Sono andati entrambi a bersaglio.
E sta per iniziare il secondo round, bel primo round da parte di Scialpi e del Basawi. Scialpi molto rapido, molto abile ad utilizzare entrambe le mani sulla corta distanza. Incrociano molto bene entrambi i pugili. Mi sono piaciuti parecchio in questo primo round. Beh, l'onore anche di aprire questa serata. E l'hanno aperto nel migliore dei modi. Qui bene ancora il destro di Scialpi, ancora bene il destro incrociato sempre da Scialpi in uscita dall'angolo. Qui prova il Basawi a muoversi sul jab di Scialpi e poi rientrare con il gancio destro, poi ancora sulla corta distanza, entra bene con il gancio sinistro il Basawi. Tocca con il jab Scialpi. Tocca ancora con il braccio avanti, poi arriva il destro, ma sullo stop cade il paradenti a Scialpi. Deve stringere di più i denti il pugile della pugilistica padana. Tocca bene con il gancio sinistro Scialpi, poi bella la risposta di El Basawi. Deve tenere la testa alta a Scialpi. Si abbassa forse ora El Basawi un po' troppo. Poi ancora il lavoro con il montante sinistro e il diretto destro di Scialpi. L'1-2 di El Basawi. Di nuovo all'angolo Scialpi. Tocca con il jab El Basawi. Bene il sinistro ancora per il pugile all'angolo rosso. Prova ad incrociare con il gancio destro. Bene il lavoro ancora a due mani di Scialpi, che riesce ad uscire da una situazione pericolosa. Qui ottimo il destro di El Basawi. Prova ad avvicinarsi Scialpi, poi lavora ancora montante sinistro e diretto destro. Gancio sinistro di Scialpi, di nuovo all'angolo il pugile della pugilistica padana. Prova il lavoro al corpo il Basawi, poi il clinch. Forse ancora un problema con il caschetto per il ragazzo della pugilistica Giuliano. A bordo il gancio sinistro di El Basawi. Qui sullo stop arriva un montante sinistro da parte di Scialpi. Deve tenere la testa alta il pugile all'angolo blu. Ancora con il jab, tocca poi El Basawi. Qui il gancio sinistro di Scialpi, il montante sinistro di El Basawi. Tocca con il gancio destro El Basawi. Bel gancio sinistro per il pugile all'angolo rosso. Ancora il gancio sinistro, vuoto il gancio destro. Colpo portato anche con una discreta potenza. A vuoto il gancio destro di Scialpi. Ancora pochi secondi alla fine di questo secondo round. Prova con il jab, poi il diretto destro di Scialpi, il destro di El Basawi. Montante sinistro di El Basawi, che arriva proprio sul gong finale. Due riprese volate via, quelle tra El Basawi e Scialpi, sinonimo che sul ring stanno dando spettacolo i due atleti. Ed è tutto pronto per la terza ed ultima ripresa tra Scialpi angolo blu ed El Basawi angolo rosso. Diretto destro di El Basawi. Poi tocca con il jab Scialpi. Jab di El Basawi, ancora con il braccio avanti. Può provare il gancio destro. Qui incrocia bene il destro Scialpi.
tocca con il jab il Basawi sulla lunga distanza, però incrociare il diretto destro, cade ancora il paradenti a Scialpi. Subito l'attacco di nuovo Scialpi, tocca con il jab il Basawi e con il diretto destro Scialpi, arriva il gancio destro da parte di Scialpi su un'azione sulla corta distanza. Testa alta per Scialpi. Prova a toccare con il jab, vuole il diretto destro, tocca con il gancio sinistro il Basawi, ancora il clinch tra i due. Vuoto il gancio sinistro di El Basawi, prova ad incrociare il sinistro ora Scialpi, ancora di nuovo il clinch ed interviene di sempre l'arbitro. Vuoto con il gancio sinistro, poi bello gancio destro, montante sinistro per Scialpi, si chiude bene qui El Basawi, entra ancora bene un montante sinistro, poi il gancio sinistro ancora, prova il montante sinistro, il diretto destro, cade di nuovo il paradenti a Scialpi. Paradenti forse non fatto benissimo per Scialpi, arriva il richiamo ufficiale per lui. Subito all'attacco Scialpi, bene con il gancio sinistro, poi il gancio sinistro di El Basawi. Vuoto il jab di El Basawi, qui bravo a lavorare sul bersaglio grande Scialpi. Prova a mettere il montante destro nella guardia di El Basawi, Scialpi non ci riesce, poi ancora con il diretto destro, vuoto di pochissimo. Ancora l'1-2 di Scialpi, bello l'incrocio qui con il diretto destro. Pochi secondi alla fine di questo terzo ed ultimo round tra Antonio Scialpi e Amin El Basawi. Gancio sinistro di El Basawi. Poi continua a lavorare a due mani Scialpi, abbassa di nuovo un pochino troppo la testa. Interviene di nuovo l'arbitro, porta la lunga distanza tra i due. E finisce il primo match di questa serata targata Famiglia Duran. Complimenti a Scialpi e a El Basawi, gran bel match, tutto all'attacco per entrambi i ragazzi che non si sono di certo tirati indietro quando c'era da fare a pugni sulla corta distanza. Peccato forse per il richiamo ufficiale di Scialpi dovuto al paradenti, gli cadeva il paradenti all'atleta all'angolo blu. Peccato, speriamo non abbia compromesso un bellissimo match da parte di Antonio Scialpi. E vince il pugile all'angolo rosso Amin El Basawi.
verdetto che non mi lascia convintissimo a me, Alberto. Forse il richiamo ufficiale ha un pochino fatto pendere l'ago della bilancia da parte dalla parte di El Basawi, ma risultato che non mi ha troppo convinto. Box al femminile, signori. Le parole del Ringhausen, mi sembra doveroso anche ringraziare tutto il corpo arbitrale, ringraziare tutti i fotografi, gli addetti ai lavori, gli addetti al ring, gli addetti alle luci, perché veramente se un evento di pugilato va in scena lo si va anche tramite loro. Assolutamente, Alberto, perché ricordiamolo, senza chi monta il ring, senza chi monta le luci, senza gli arbitri, senza il corpo medico presente. Bravissimo, all'interno Massimiliano, del palazzetto, anche i medici, come no, una serata non potrebbe iniziare, e quindi sicuramente un grazie anche a tutti quelli che lavorano dietro le quinte per dar vita ad una serata di pugilato. Tanto sì, Alberto? E intanto siamo pronti per questo secondo match di serata. Eh sì, Alberto, sul ring due ragazze all'angolo blu per la pugilistica padana Ilaria Sinigaglia e contro di lei per la pugilistica Galilei Doris Donagarra. Annunciate dal Ringhausen di serata, entra l'angolo rosso Doris Donagarra. E vengono chiamate sul ring dal buon ring announcer di questa serata l'angolo rosso Doris Donagarra e l'angolo blu Ilaria Sinigaglia. Tutto pronto quindi per iniziare questo match. Vengono messe le precauzioni, le protezioni alle due ragazze, caschetto, guantoni e paradenti, e poi tutto è pronto per cominciare. Ed inizia la prima ripresa, tre round da 3 minuti. Tocca con il diretto destro Sinigaglia. Entrambe in guardia ortodossa, ovvero gamba sinistra e braccio sinistro avanti. Molto mobile sulle gambe in questo avvio di primo round l'atleta all'angolo rosso Donagarra. Incrocia con il diretto destro Sinigaglia, poi il clinch, si staccano da sole le due atlete.
deve tenere la testa alta Sinigaglia. Problema con il caschetto per l'atleta all'angolo blu della pugilistica padana. Gli viene stretto dal maestro Massimiliano Duran. Lavoro con il jab, prova il diretto destro a Sinigaglia. Bene Don Garra con il destro, con il diretto destro. Il diretto destro di Sinigaglia. Bene ancora a toccare con il destro Sinigaglia, poi il lavoro ancora con il braccio avanti per l'atleta all'angolo blu. Bene il sinistro al corpo per poi cercare il bersaglio piccolo con il diretto destro di Sinigaglia. Ancora avanti con il braccio avanti. Destro di Don Garra, poi ancora bene il diretto destro di Sinigaglia. A vuoto con il gancio destro Sinigaglia, prova a toccare subito con il jab Don Garra. Destro di Don Garra, destro di Sinigaglia. Ancora il lavoro con il jab da parte di Don Garra. Tocca ancora con il destro, prima Sinigaglia, poi Don Garra. Ancora Sinigaglia a cercare la volta di distanza, incrocia bene con il diretto destro. 10 secondi alla fine di questo primo round. Ancora il lavoro con il braccio avanti di Sinigaglia che cerca di interrompere le azioni offensive della sua avversaria. Bene il destro di Sinigaglia, colpo poco convinto, poteva sicuramente essere un pochino più pericoloso. Poi il destro e il gancio sinistro di Don Garra arrivata proprio sul finale. Inizia la seconda ripresa tra Don Garra e Sinigaglia. Non deve spingere Don Garra. Prova il lavoro ancora con il jab Don Garra, poi il diretto destro di Sinigaglia. Tocca con il jab Sinigaglia, ancora il lavoro con il braccio avanti a dar fastidio all'angolo blu. Poi bene il gancio destro di Don Garra, ancora il braccio avanti a dar fastidio per la pugile all'angolo rosso che interrompe l'azione di Sinigaglia. A vuoto il diretto destro di Don Garra, bene questa seconda volta però a bersaglio. Poi ancora il clinch tra le due, tocca con il destro Don Garra. E ha abbassato la guardia per un attimo Sinigaglia, hanno approfittato la sua avversaria mettendo a bersaglio un buon destro. Poi ancora il lavoro con il braccio avanti da parte di Sinigaglia per cercare di recuperare
Bene il diretto destro di Dongarra, bel diretto destro ancora per Dongarra. Non deve lanciarsi addosso a Dongarra, Sinigalli ha rischiato un paio di volte Dongarra andare a bersaglio con il diretto destro. Deve sicuramente muoversi un po' di più se vuole accorciare la distanza Sinigalli. Bene qui il diretto destro di Dongarra, lavoro con il jab, il destro di Dongarra, poi Sinigaglia l'1-2, vuoto il gancio destro di Dongarra, vuoto il diretto destro di Sinigaglia. Ancora il jab per Sinigaglia. Lavora con il braccio avanti Sinigaglia, bel destro qui per lei. Sinistro al bersaglio piccolo, destro al bersaglio grande per Sinigaglia. Bel destro ancora per Sinigaglia, poi il sinistro di Dongarra, vuoto il diretto destro per di lei. Bel destro per Sinigaglia ancora, tocca bene poi con il jab, ancora il destro di Sinigaglia, il gancio destro di Dongarra, destro qui per Dongarra, poi non trova il bersaglio ancora con il jab Sinigaglia e finisce anche questo secondo round. Inizia la terza ed ultima ripresa, ricordiamo angolo rosso Dongarra, angolo blu Sinigaglia, tocca con il diretto destro di Dongarra. Ancora con il diretto destro prova Sinigaglia, non trova ancora con i due jab. A vuoto il gancio sinistro di Dongarra. Destro di Sinigaglia, poi il clinch, anzi no, si stacca subito Dongarra, riprende la lunga distanza, tocca con il jab Sinigaglia, il destro di Dongarra. Prova ancora bene il destro Sinigaglia. Bel destro di Sinigaglia, presa l'incontro Dongarra, gancio destro di Dongarra. All'attacco Sinigaglia, poi il gancio sinistro di Dongarra. Tocca con il destro Dongarra. Jab di Sinigaglia. Prova il destro l'atleta all'angolo blu della pugilistica padana. Qui bello il sinistro destro di Sinigaglia. Poi il gancio sinistro in uscita di Dongarra prende carica in questo minuto finale
Sinigaglia prova ancora bene il destro, prima Sinigaglia poi Dongarra, si accende il match su questo finale, ancora bello il diretto destro di Sinigaglia in attacco, si toccano entrambe con il jab, prova ancora sempre con il colpo forte, con il diretto dietro Sinigaglia. Siamo al break, l'arbitro vi riporta la lunga distanza tra le due, 20 secondi alla fine di questo terzo ed ultimo round. Dieci secondi, bene qui il sinistro destro ancora di Sinigaglia che poi lavora bene a due mani, tocca ora con il jab Dongarra e finisce il match tra Sinigaglia e Dongarra. Match molto molto equilibrato. Sì, molto molto equilibrato Massimiliano. Forse l'ultimo minuto dell'ultima ripresa ha tirato fuori qualcosina in più dal cilindro Sinigaglia. Vediamo cosa ne penseranno i giudici. Vince Sinigaglia, gran bel match per lei, anche per la sua avversaria, anche per Dongarra. Un plauso sia a Doris Dongarra che a Ilaria Sinigaglia, gran bel match per le due. Poi bello l'abbraccio tra Duran e la sua allieva. Main event tra i dilettanti, Massimiliano, in attesa della sanificazione. Ricordiamo sempre www.insiemeperzangra.org, caro Massimiliano, e lo facciamo fino al 19 dicembre, quando si concluderà la raccolta che stiamo facendo a sostegno di mamma Virginia. Una raccolta che questo anno abbiamo voluto fortemente io e Massimiliano, non l'avremmo mai voluta fare. Naturalmente, però purtroppo questa è la vita, e insieme state dimostrando veramente in tanti la bellezza del pugilato. Sì, Alberto, hai detto bene, veramente in tanti, ma noi ecco lo diciamo sempre, quando c'è veramente bisogno di un aiuto, perlomeno fino ad oggi il pugilato è sempre stato presente, non si sono mai tirati indietro nessuno. E sai qual è la cosa più bella, Massimiliano? Che spesso mi chiamano palestre, maestre, e i ragazzi si organizzano per fare la colletta, per cercare di aiutare, per unire quel poco. Sì, perché poi diciamolo, un ragazzo bravo di 15 anni, 16 anni, magari si toglie quei 5-10 euro dalla tasca per donarli, e questo è a grande valore. Sì, Alberto, anche perché diciamolo, nel pugilato non gira tanto denaro, e quando si mettono insieme ecco questi ragazzi con i propri maestri
e ci fanno la chiamata per poter partecipare sempre. Naturalmente ricordiamo, ma questo per trasparenza, perché quando si fa beneficenza lo si fa con la massima trasparenza. Alla fine di tutto magari saranno tolti i nomi, sarà tolto tutto, ma verrà pubblicato completamente tutto il ricavato, sì, proprio per non dare nessun tipo di pensiero strano a nessuno. Ci teniamo noi come Fighters Life, soprattutto quando ci mettiamo la faccia, no Massimiliano? Sì, assolutamente Alberto, e come detto tu all'inizio, ci piange il cuore fare questa raccolta, ma mettiamoci una mano sul cuore e anche solo con un euro aiutiamo, sì, Mamma, sì, Vigilia. Sì, sì, e ricordiamo anche ieri sera la raccolta è stata fatta proprio al Pala Sant'Oro con un bussolotto dove è stato possibile raccogliere tante offerte veramente da parte di molti. Si ripeterà nella serata di Ladispoli, si ripeterà nella serata di Frascati e si ripeterà ancora una volta nella serata, l'ultima serata per il 2021, sempre a Ladispoli, organizzata da Luisiano Fiore. Tanto è salito sul ring per l'ultimo match dei dilettanti, all'angolo rosso, Filippo Megacci. Scusate, ogni tanto sono un po' una lettera, ma veramente credo che tu abbia problemi di dislessia, caro Massimiliano. No, ho problemi proprio a mettere a fuoco le cose oggi, Alberto. Contro di lui Giacomo Mistroni. Ed è tutto pronto per questo primo round di questo ultimo match. Ricordiamo il main event tra i dilettanti, questo Massimiliano. Sì Alberto, hai detto bene, main event tra i dilettanti, l'ultimo match. Guardia mancina intanto per quanto riguarda Mistroni, guardia ortodossa per Megacci. Bella destra qui da parte di Megacci. A vuoto il montante destro di Megacci, poi prova la risposta a Mistroni con il diretto sinistro. Si muove molto sulle gambe quest'ultimo. Bello montante sinistro di Mistroni. Bene il destro di Megacci, che era passato per un attimo in guardia mancina per poi ritornare in guardia ortodossa. Lavora con il braccio avanti Mistroni. A vuoto il gancio destro di Megacci. Cerca molto il corpo a corpo Megacci. Me lo avevano detto che era un carro armato, un bel toro Megacci, che andava sempre avanti e lo sta dimostrando. Prova il diretto destro il montante sinistro Mistroni, poi prova il montante destro Megacci, gancio destro di Megacci. Si muove molto sulle gambe in questo primo round Mistroni, lavora bene con i jab. Prova il gancio destro, ancora il diretto destro di Megacci.
lavora con il jab Mistroni. Bello il diretto sinistro di Mistroni. Montante sinistro a vuoto il diretto destro di Megacci. Bravo a muoversi sul tronco. Pugila all'angolo rosso nell'avvicinarsi a Mistroni. Vuoto il montante destro di Megacci. Prova il gancio sinistro Mistroni. Riprende a muoversi, poi prova il diretto sinistro ancora Mistroni. Vuoto il montante destro di Megacci. Bene il diretto sinistro ancora di Mistroni. Vuoto il gancio destro di Megacci. Bene, ancora l'1-2 di Mistroni, manda a vuoto Megacci, poi rientra molto rapido. E finisce il primo round. Inizia la seconda ripresa, lavora con il jab Mistroni, cerca di avvicinarsi a Megacci, qui intanto un bel montante di Mistroni. Montante sinistro di Mistroni, poi bella la sfuriata di Megacci. Montante sinistro diretto destro. A vuoto il gancio destro di Megacci. Tocca con il jab ancora Mistroni, sempre sulla corta distanza però Megacci che continua a cercare di poter lavorare sulla corta distanza. Prova il montante sinistro, il gancio sinistro di Mistroni, bravo qui ad uscire dalle corde, chiude ancora la distanza Megacci. Bene, montante sinistro, gancio destro, tutti i colpi che sembrano essere buoni. Intanto bello il montante sinistro di Mistroni, tocca con il gancio sinistro Megacci. Megacci che comunque ha una guardia serratissima, i colpi di Mistroni parecchi vanno a finire anche sui guantoni. Bene ora il sinistro di Megacci, bel gancio destro, tocca poi il diretto destro ancora Megacci. Prova il gancio sinistro Mistroni. Si chiude bene Mistroni sui colpi di Megacci. Qui si chiude bene Megacci invece sui colpi di Mistroni. Montante sinistro qui e diretto destro. Ottimo per Megacci. Lo riprova. Non buono come il primo tentativo, quello di Megacci. Bravo qui Mistroni, manda a vuoto il gancio destro di Megacci, poi rientra in maniera rapidissima. Montante sinistro, gancio destro per lui ora. Vuoto il gancio sinistro e il diretto destro di Megacci. A vuoto il montante destro di Megacci, doveva rientrare qui forse Mistroni. Diretto sinistro ancora di Mistroni. 1-2 di Megacci. Qui bravo Mistroni a muoversi sul diretto destro del suo avversario. Prova il diretto sinistro Mistroni. Poi cerca di chiudere in clinch anche intelligentemente per poter riprendere un po' di fiato. Non deve essere facile muoversi per così tanto durante una ripresa.
vengono invitati a scendere gli allenatori dei due atleti per poter iniziare questo terzo ed ultimo round. Parte subito all'attacco Megacci. Bene con il gancio sinistro e poi però il montante destro. Bene ancora Megacci all'attacco. Bel gancio sinistro di Megacci. Poi a vuoto con il gancio destro. Si lavora sulla corta distanza in questo terzo round. A vuoto il gancio destro di Mistroni. Poi a vuoto anche la reazione di Megacci. Si lavora sempre sul corpo a corpo, colpi che vanno però sui guantoni o sugli avambracci degli avversari. Prova ancora con il montante sinistro Megacci. Bene il montante sinistro e il diretto destro di Mistroni. Anche per lui però colpi che si infrangono sui guantoni del suo avversario. E fare attenzione alla testa Mistroni, prova subito il diretto sinistro. Bravo qui Mistroni, buono il perno per cercare di riprendere la distanza, poi si richiude alle corde Megacci, qui un buon destro per Mistroni. Un minuto ancora alla fine di questo terzo ed ultimo round. Bene il gancio destro di Mistroni, poi si toglie dai colpi di Megacci. Bravo qui Mistroni a muoversi sui colpi di Megacci, ancora sempre il corpo a corpo. Colpi puliti, ne sono entrati veramente pochissimi, si stanno chiudendo bene entrambi i pugili, scambiano colpo su colpo. Dieci secondi alla fine di questo terzo ed ultimo round. Prova il montante sinistro ad entrare nella guardia di Megacci Mistroni. E finisce il terzo. Viene dato il match pari tra Megacci e Mistroni. Gran bel match tra i due. Complimenti a Filippo Megacci e Giacomo Mistroni. Forse noi, Alberto, noi siamo sinceri, diciamo sempre quello che pensiamo. Ed è giusto così, caro Massimiliano. Per me Mistroni aveva meritato qualcosina in più, aveva fatto due riprese molto bene, si era mosso molto bene sulle gambe. Nella terza ripresa ha affrontato Megacci nella sua box facendo il picchiatore, facendo anche un gran bel match, un gran bel round. Per me aveva meritato qualcosina in più Mistroni. Ma andiamo avanti con la serata, perché Alberto, siamo arrivati nella seconda parte, stanno per salire sul ring i professionisti. Il primo a salire sul ring all'angolo rosso sarà Riccardo Crepaldi, contro di lui Omar Molteni. Ok,
E si è chiusa la serata A o B dedicata a tutti i dilettanti. Ora operazioni di sanificazione, come ormai è consuetudine, è normalità. Sì, Alberto, ormai è diventato strano se non dovessero fare le operazioni, se non dovessimo più vedere le operazioni di sanificazione sul ring. E dovrebbe, non so se ci sarà una breve pausa tra le due parti, tra l'A o B e i pro, caro Alberto. Siamo in attesa di comprendere quello che succederà qui a questa serata organizzata dalla Boxing Duran. Come dicevamo, i primi a salire sul ring saranno Riccardo Crepaldi e Omar Molteni. Due vittorie, due sconfitte per Crepaldi. Tre sconfitte su altrettanti match invece per quanto riguarda Molteni. Vediamo che match sarà tra i due. Credo che sia stata confermata la pausa, caro Massimiliano, anche perché vedo il settore arbitrale che si allontana. Che si allontana. Quindi sì, confermata la pausa di 5 minuti. Per la tua gioia, caro Massimiliano. Massimiliano, ricordiamo Sky 814 in diretta MS Channel, come la diretta sui canali social Fighters Life. Un ringraziamento veramente di cuore, lo facciamo sempre, doveroso a tutti voi che siete collegati, che anche in questa serata di sabato preferite il pugilato. Alberto, lo vogliamo dire, oggi avevamo provato ad aggiungere anche un'altra piattaforma social. Sì, Massimiliano, con calma. Se credo che riusciremo a fare tantissime cose con estrema calma. Ricordiamo sempre che Fighters Life è Alberto Frati, perché Massimiliano Maune dà solo fastidio ad Alberto Frati quando lavora. Devo dire che ho il piacere di essere con te. A volte dico pure, ma che me lo tengo a fare? No, lo penso. Quello non l'ho mai pensato, perché il giro di meglio non c'è, quindi meno male. È una questione semplicemente di sopravvivenza. Questo bravo. C'è, questo tengo, sì. Meno male. Quindi solo per questo, e quindi non mi balza nel cervello un pensiero del genere. Mentre invece ogni tanto, quando poi ci rivediamo per iniziare il fine settimana insieme, ormai come due amanti. Sì. Passo più sabato e domenica con te, Alberto. Ormai possiamo svelarlo anche sì. In diretta. In diretta. Dormiamo anche nello stesso letto, perché spesso ci capita di dormire sì, anche nello stesso letto. Quindi condividiamo anche lo stesso letto come moglie e marito. E prima di addormentarci, naturalmente, la classica discussione. Sì. Abbassa il televisore, alza il televisore. Ormai siamo una coppia di fatto, ma nel 2021 non ci scandalizziamo più di nulla. Assolutamente, assolutamente. Spero che mia moglie non stia sentendo. Sai come la penso al riguardo, caro Massimiliano. Ora, scherzi a parte. No, Alberto, ti dicevo quello perché ogni tanto lo penso anch'io. Dico, ma che mi viene a fare? Gli do più fastidio che altro. No, non è vero. So che senza di me non potresti. La forza di Fighters Life è anche, purtroppo, ahimè, Massimiliano Maone. Tanto oggi abbiamo messo sul trespolo. Beh, ecco, bravo Massimiliano, invece mi hai dato un input importante. Fighters Life si basa prettamente sul sacrificio del mio e tuo in primis, sì. Ma poi anche di coloro che ci aiutano e ci supportano, soprattutto nelle riprese, perché
fare tutto in due diventa complicatissimo. E devo fare i complimenti a Nicolas, io non so neanche il cognome, caro Massimiliano. Di Vico. A Nicolas Di Vico per l'ottimo lavoro che sta facendo. Spesso sento dire che ai ragazzi non gli va di lavorare, i ragazzi preferiscono il guadagno semplice e facile. E poi c'è sempre l'eccezione che conferma la regola. Quando incontri questi ragazzi molto umili, molto educati, che si mettono testa bassa, come si usa dire, testa bassa, e si lavora senza se e senza ma. Sì, soprattutto, ecco, soprattutto con grande educazione, perdonami. Con grande educazione, bravissimo Alberto. Un ragazzo educatissimo, un ragazzo che oggi è la terza volta che prende una telecamera in mano. Io continuo a dirtelo, Massimiliano, per me questo ragazzo è un fenomeno. Ma nel senso che ha dei tempi che, stando in questo campo da diversi anni, credo di aver visto qualcuno che tiene in mano una telecamera. E questo ragazzo ha una dote particolare, sa tenere la telecamera, sa tenere il punto focale del match, perché sembra, se no sembrerebbe che solo che un cretino via e muove una telecamera. Sì, no, ma ci abbiamo provato con parecchie persone, con un esercito di persone, non è poi così tanto semplice. No, ci ho provato anch'io inizialmente, devo dirti non è facile, perché poi, ecco, magari per chi... Anche qui pare una stupidaggine, no? Dici, sai, sì, ho fatto il pugilato, non ho fatto il pugilato. Avendo comunque fatto il pugilato, hai in testa i movimenti, capisci se magari stanno attaccando, difendendo, da che parte potrebbero andare gli anticipi con la telecamera. E io penso che per una persona che comunque non l'ha mai fatto, neanche visto il pugilato, mettersi lì e correre dietro a due pugili sul ring, che non è il pallone che lanci una palla. Sono d'accordo, Massimiliano. E la segui. Qui tante volte ti scappano, no, a destra, ti scappano a sinistra. Sai qual è la cosa più che mi fa più ridere? Ormai abbiamo intrapreso questo discorso, facciamo. Vai. Che vedi fior fior di professionisti che poi magari li mandi in serate di pugilato e non sanno neanche dove mettere le mani. Ah, assolutamente. Questo è il problema. Eh sì. E intanto invece fammi, tornando un attimino al pugilato, fammi salutare e ringraziare il grande, grandissimo amico Fabio Panchetti, perché ieri sera ancora una volta partnership con Media Sport Channel, partnership con Fighters Life, ancora una volta è salito sul carro del commento, non mi veniva la parola. e ancora una volta ieri sera ha raccontato un'altra grandissima serata di pugilato Fabio Panchetti, che a mio avviso, lo ripeto e lo ribadisco e lo ribadirò fino alla fine, oggi come oggi è uno tra i migliori narratori di pugilato, sì, per competenza, se non il migliore, Alberto. E per passione. Sì, è molto molto preparato, molto... Non a caso sta Eurosport, tanto per... Bravissimo, bravissimo, ecco, quindi non c'è bisogno di aggiungere tanto altro. Però ti dico la verità, da lui impariamo molto, cerchiamo di seguire, perché poi questo sport non è lo sport non è se l'hai fatto allora sai tutto di tutti. No. Ma devi sapere anche che noi non ci riusciamo, ma ci proviamo, stare anche davanti alle telecamere. Quindi devo dire che Fabio è una persona che fa trasmissione innanzitutto da solo, cosa che non so come faccia. e poi come ripeto, per me in Italia ce ne sono pochi come lui. Io mi rifaccio sempre al grande, grandissimo Rino Tommasi, per me che quando ero piccolo insieme a mio nonno vedevo i match di pugilato con sottofondo la sua voce, per me è stato il narratore per eccellenza. Sì, beh, è stato credo il pioniere di questo lavoro, chiamiamolo, diciamo così. Ma ricordo anche un grandissimo Gianni Minà, sì, che intervistava veramente... Mohamed Ali e tanti altri. Devo dire che purtroppo in Italia si è andato piano piano. Tanti si lamentano del degrado
di come può essere il pugilato in Italia, ma diciamo che dal punto di vista giornalistico non è che viviamo che momenti felici. No, mi era venuta in mente dal punto di vista giornalistico ogni volta, eccoci qui noi due. Vabbè, noi facciamo parte, siamo nel limbo proprio, capito? Tra i soliti idioti bravo, una cosa del genere. E Zelig, e Zelig, sì. No, io credo, no, che ora a parte tutto, ecco, noi ci divertiamo veramente, veramente tanto quando sì, soprattutto insieme. Quando ci sono poi questi momenti di attesa, questi momenti di buco, questi proprio. Momenti di attesa che ci guardiamo. Sì, è mo che diciamo. Ma, sai, ma il problema è che è anche, no, sai, vieni da una a due settimane che comunque non hai fatto trasmissione, quindi hai tante cose da dire, da esatto. raccontare. Vieni da 6 ore e mezza di diretta. Sì, che dico oggi? Quindi noi non è. Noi cerchiamo di essere più diretti, più genuini possibili, perché poi penso che questo sport sia uno sport genuino, quindi fatto di persone genuine soprattutto, non prestampate. No, io intanto, Alberto, vedo che si è cambiato anche la giacca, il ring announcer di serata. Della provincia, ma per quanto riguarda lo sport è il paese più grande della provincia, pensiamo alla SPAL, pensiamo al Masitorello e oggi anche la box, per noi è un orgoglio. Bene, come ha visto, signor Sindaco, i primi incontri, come le sono sembrati? Allora, i primi incontri mi sono piaciuti, naturalmente adesso io aspetto i professionisti, vedo anche nel parterre un mio carissimo amico che è Mattia Musacchi, io lo seguo da sempre. Mattia, tra l'altro, sabato scorso vincente. Faccio anche i complimenti a Daniele Zagatti che ho visto qua nel parterre, anche lui ha fatto un ottimo incontro sabato scorso, ero in prima fila, non manco mai, perché lo sport mi piace tutto, ma la box più di tutte le altre. Bene, salutiamo anche gli amici di MS Channel e Fight and Live che sono collegati insieme a noi sui canali 229 di Sky. E io direi che, signor Sindaco, se lei vuole aggiungere qualche cosa, se no partiamo con i professionisti. Io non voglio aggiungere altro, aggiungo solo che anche questa sera abbiamo la fortuna di avere un grandissimo speaker, eccolo qua. Grazie davvero, signor Sindaco. Un ringraziamento e un applauso, signori,
Riccardo Bizzarri, sindaco di Masi Torello. Grazie dottor Bizzarri. Bene signori, allora siamo pronti per i professionisti, ma io prima vorrei salutare due grandi amici della box. Lui è un grande giornalista, è un supervisor, quindi un supervisore. Un grande applauso per Gualtiero Becchetti, eccolo qua Gualtiero. Gualtiero Becchetti, che tra l'altro mi ha appena fatto un cadeau incredibile, un'agenda fantastica, grazie ancora Gualtiero. E poi un saluto speciale va per Augusta, la signora Augusta Duran, la mamma di Massimiliano, la mamma di Alessandro e la moglie del grande Carlo. Buonasera Augusta. Teni! Pocio Crepaldi! Ed eccolo signori, accompagnato dal maestro Roberto Croce, dal maestro Costantin Chiruzza. Forte l'applauso signori, che si senta Riccardo Pocio Crepaldi! E siamo pronti Massimiliano per questo primo match. E sì Alberto, hai detto come bene. Come detto dalla ring announcer all'angolo di Riccardo Crepaldi, Suat Lazze,
l'amico Suat Lazze. Esatto, Alberto, hai detto bene, l'amico Suat Lazze, che questa sera ha portato a combattere Riccardo Crepaldi. 4 match, 2 vittorie per lui. All'angolo opposto, all'angolo blu, Omar Molteni, 3 sconfitte su altrettanti match. Vediamo se è della stessa scuola di Suat, essendo lui il maestro. Pugile duro Suat, Massimiliano. Sì, durissimo. Inizia il primo round, ricordiamo, angolo rosso Crepaldi, angolo blu Molteni. Pantaloncino bianco per Crepaldi, pantaloncino nero per il suo avversario Molteni. Guardia bassa per Crepaldi. Questo avvio di prima ripresa, molto più chiuso il suo avversario Molteni, che parte all'attacco. Prova con il gancio destro Molteni, guardia ortodossa, Crepaldi guardia mancina. Prova il diretto sinistro Crepaldi. Prova il gancio sinistro Crepaldi dopo il montante destro di Molteni, parte all'attacco, tocca con il diretto destro Molteni. Lavoro con il jab di Crepaldi, a vuoto, bravo Molteni a muoversi sul diretto destro, sul braccio avanti di Crepaldi. Scivola Molteni dopo il gancio destro. Tocca con il gancio destro Molteni. Prova il diretto destro ancora Molteni, forse partito un po' troppo distante. Bel montante sinistro al volto di Crepaldi sull'attacco di Molteni. Prova il destro ancora Molteni. Tocca con il jab Crepaldi, colpo non potentissimo, poi ancora il clinch tra i due. Il gancio sinistro di Molteni sull'attacco di Crepaldi. Gancio sinistro ancora di Molteni, poi tocca con il diretto sinistro Crepaldi. Finisce il primo round tra i due. Inizia il secondo round.
Parte Molteni con il diretto destro ancora. E intanto dai social ci hanno fatto notare che Crepaldi è il pugile con i pantaloncini neri. Crepaldi è all'angolo blu, non all'angolo rosso come ci hanno segnato. Non è colpa nostra, chiediamo umilmente scusa, ma ci hanno dato il programma in questa maniera. Un ringraziamento a Matteo Elisa Giatti e Cristian Paesante per averci fatto notare questo piccolo errore. Quindi ragazzi, Crepaldi angolo blu con il pantaloncino nero, Molteni angolo rosso, pantaloncino bianco. Quindi bene il diretto destro di Crepaldi. Prova ancora con il jab Molteni, ancora con il braccio avanti. Bel montante destro, gancio sinistro, ancora il gancio sinistro di Crepaldi. Bene, diretto destro, gancio sinistro ancora di Crepaldi. Ora il gancio sinistro di Molteni. Finisce anche questo secondo round tra Crepaldi, angolo blu, e Molteni, angolo rosso. Inizia il terzo round, riprende subito il centro ring Crepaldi, lavora con il jab Molteni, tocca con il diretto destro Crepaldi. Bene il diretto destro al bersaglio grande di Crepaldi, prova il diretto sinistro Molteni. Tocca con il jab Molteni in uscita, poi a vuoto il gancio sinistro di Molteni. Il jab di Crepaldi, ancora il lavoro con il braccio avanti, tocca con il diretto destro, poi il clinch tra i due. Prova il diretto destro Crepaldi. Ancora con il diretto sinistro Molteni. Il clinch tra i due, interviene l'arbitro, riporta la distanza, tocca subito con il jab Crepaldi. Bravo Molteni ad uscire dalle corde con un buon movimento anche sulle gambe. Gancio sinistro di Crepaldi sulla spinta di Molteni, poi subito il centro ring di nuovo per il pugile all'angolo blu, prova il diretto sinistro Crepaldi. Il clinch, di nuovo l'arbitro a dividere, riportarli sulla distanza per boxare.
si muove Crepaldi sul tronco cercando di non dare un bersaglio fisso a Molteni, al suo avversario. Bel montante sinistro di Molteni, preso sul volto Crepaldi, ancora l'1-2 del pugile all'angolo blu, poi ancora il clinch, ancora l'arbitro a dover intervenire per dividere i due. Bene il destro doppiato di Crepaldi, poi vuoto con il gancio sinistro, si muove Molteni sulle gambe, la vuota ancora Crepaldi con il gancio sinistro, ha portato un buon colpo, bravissimo Molteni a farsi indietro con il tronco, non facendosi trovare. Ora guardiamo ancora Molteni con il braccio avanti, prova il gancio destro Crepaldi, non trova il bersaglio, però bravo Molteni a togliersi dall'angolo. Non deve colpire dietro la nuca del suo avversario Crepaldi. Prova il diretto destro, ancora il pugile all'angolo blu. Prova ad avvicinarsi a passettini di Crepaldi, bravo Molteni a togliersi dal gancio destro del suo avversario, ancora il clinch, poi bravo con il gancio destro ancora Crepaldi. A vuoto il gancio sinistro di Molteni, finisce anche la terza ripresa. Inizia il quarto round, ricordiamo, angolo blu Crepaldi, angolo rosso Molteni. A vuoto il gancio sinistro di Molteni, tocca con il jab Crepaldi, gancio sinistro di Crepaldi ancora. Uno due di Crepaldi, il gancio sinistro di Molteni, poi sulla corta distanza lavora bene Crepaldi, montante destro, poi montante sinistro. Si è chiuso bene Molteni, tocca con il jab ancora Crepaldi. Bene il diretto destro di Crepaldi, ancora con il jab. Destro di Crepaldi, jab di Molteni. A vuoto il gancio destro di Crepaldi. Prova il montante sinistro Molteni, poi il clinch ancora tra i due. Prova il jab e poi il gancio sinistro Molteni.
Bel gancio destro di Crepaldi sul movimento di Molteni, ancora con il jab. Prova i ganci destri dalla corta distanza, Crepaldi deve fare attenzione però a non colpire dietro la nuca del suo avversario. Tocca con il jab Molteni, ancora l'attacco Crepaldi. Gancio destro di Crepaldi, a vuoto il jab di Molteni, il montante sinistro sempre per il pugile all'angolo rosso. Bel gancio destro sulla corta distanza ancora di Crepaldi, finisce il quarto round tra i due. E ricordiamo Massimiliano, questa serata di pugilato Sky MS Channel, canale 8 e 14 questa sera. Voglio vedere se sei preparato mentre siamo in diretta televisiva e naturalmente i canali social Fighters Live. Siamo arrivati alla quinta ripresa tra Riccardo Crepaldi ed Omar Molteni. Inizia il quinto round, la quinta ripresa, angolo rosso Molteni, angolo blu Crepaldi. Ricordiamo che le riprese saranno sei round da tre minuti. Bene il diretto destro di Crepaldi. Jab di Crepaldi, poi prova il diretto sinistro Molteni, ancora con il braccio avanti Crepaldi. A vuoto poi con il diretto destro il pugile all'angolo blu. Continua a tenere il centro ring Crepaldi, si muove Molteni, esce dalle corde, prende lui il centro ring, tocca poi con il jab Crepaldi. Di nuovo Crepaldi a mettersi al centro del ring, il diretto destro per lui, si chiude Molteni. Prova il diretto sinistro, entra anche bene nella guardia del suo avversario Molteni. Corre il jab per Crepaldi. Prova il montante sinistro Molteni, gancio destro di Crepaldi. Due jab ancora per Crepaldi, poi il diretto sinistro di Molteni, gancio destro di Crepaldi, montante destro per Crepaldi, a vuoto poi quando doppia con il gancio destro, è stato bravo ad abbassarsi Molteni sul secondo colpo di Crepaldi. Gancio sinistro di Molteni. Tocca ancora con il jab Crepaldi, poi non trova il bersaglio nel diretto destro, qui ha fatto una buona cosa Crepaldi, non ha trovato il bersaglio, poi quando è rientrato ha fatto un buon passo indietro per rientrare con il diretto destro, doppiato poi qua il diretto destro per Crepaldi, il gancio sinistro di Molteni, il gancio sinistro di Crepaldi. Jab ancora per Molteni, poi si muove sulle gambe, tocca con il braccio avanti, ancora con il jab Molteni. Gancio sinistro di Crepaldi. Bel gancio sinistro ancora per Crepaldi. Pochi secondi alla fine del quinto round. All'attacco Crepaldi, si chiude Molteni all'angolo, finisce anche il quinto round. Ricordiamo diretta Sky canale 8 e 14, 814 MS Channel.
e tutti i vari social fighters live. Siamo arrivati al sesto ed ultimo round tra Crepaldi. Inizia la sesta ed ultima ripresa tra Crepaldi e Molteni. Bene i due jab, poi il diretto destro di Crepaldi. Prova il diretto sinistro Molteni. Bravo ad incrociare qui Molteni, non trova però il bersaglio di pochissimo, il jab di Crepaldi. Prova il gancio sinistro, ancora Crepaldi, poi il diretto destro, tocca con il jab Molteni. Il clinch tra i due, cerca di staccarsi Crepaldi. Deve tenere a sé l'avversario Molteni. Bene, qui esce con il montante sinistro, tocca ancora con il braccio avanti. Diretto destro ancora per Crepaldi. Jab per l'atleta all'angolo blu, ancora il jab per lui. Sempre con il braccio avanti a dar fastidio Crepaldi. Prova anche il diretto destro. Poi il diretto sinistro di Molteni, il jab ancora di Crepaldi. Ora si boxa sulla lunga distanza. Bene il gancio destro, ma trova il guantone Molteni. Ora il jab di Crepaldi, bel gancio destro di Crepaldi sull'attacco di Molteni. Jab di Molteni, si muove bene Crepaldi sui colpi lunghi del suo avversario per non dare bersaglio. Gancio sinistro e diretto destro per Molteni. Bel diretto destro di Crepaldi. Prova il gancio sinistro, non trova però il bersaglio piccolo, il viso di Molteni Crepaldi. Poco meno di mezzo minuto alla fine di questo incontro. Ora l'attacco Crepaldi, tocca con il montante destro. Finisce qui il match tra Crepaldi e Molteni. E siamo al verdetto, al risultato tra i due avversari, tra Riccardo Crepaldi e Omar Molteni. Match sicuramente comandato da Crepaldi nelle sei riprese. Vediamo cosa ne penseranno i giudici.
Sono molto curioso del verdetto, caro Massimiliano. Bene signori, siamo... Facciamo un applauso a Abubakar, il nostro ragazzo del ring che cura e sanifica il ring. Abubakar, forte l'applauso. Annoni! The Punisher, Bentivogli!
Inizia il primo round. Ricordiamo, angolo rosso Cannoni, angolo blu Bentivogli. Entrambi guardia ortodossa. Si è tolta la scarpa all'arbitro. È la prima volta che vediamo una cosa del genere. Sì, è la prima volta, esatto. Dovrebbe farsi il richiamo da solo. A vuoto il gancio sinistro di Cannoni. Ancora a vuoto il gancio destro, il pugile all'angolo rosso. Tocca con il diretto destro Bentivogli. Prova ancora il gancio destro Cannoni. Deve fare attenzione Bentivogli a queste sventagliate del suo avversario, perché categoria di peso medio massimi, quindi KO dietro l'angolo, come diciamo sempre Massimiliano. Il gancio sinistro Cannoni, poi il destro di Bentivogli. Ancora il gancio sinistro di Cannoni, poi scivola, perde l'equilibrio. Ora il jab di Bentivogli, prova il gancio sinistro Cannoni. A vuoto con il gancio destro Cannoni. Prova il montante sinistro Bentivogli. Bel montante destro al mento di Bentivogli. Ora il montante destro a cercare di lavorare in mezzo alla guardia del suo avversario Bentivogli. A vuoto il gancio destro di Cannoni, poi spinge con la testa bassa il pugile all'angolo rosso. Bene con il gancio destro Bentivogli, poi il gancio destro di Cannoni, lamenta un colpo dietro la nuca il pugile all'angolo blu Bentivogli. Prova il montante destro nella guardia del suo avversario Bentivogli. Gancio destro ancora di Bentivogli, poi continua a spingere con la testa bassa Cannoni, deve fare attenzione. Prova ad abbassarsi Bentivogli sul gancio sinistro di Cannoni. Bene i due ganci destri di Bentivogli, poi il clinch tra i due. Vuoto il destro ancora di Cannoni, poi prova il destro Bentivogli. Ora il clinch da parte di Cannoni, si allontana Bentivogli, a vuoto il gancio sinistro di Cannoni, prova il gancio destro Bentivogli, bene il montante destro nella guardia. Ora il lavoro con i montanti destri al corpo, bene il gancio sinistro di Bentivogli, continua a cercare il clinch Cannoni sulla corta distanza, qui ancora il clinch da parte di Cannoni, interviene di nuovo l'arbitro. Gancio sinistro un po' portato da lontano, un po' telefonato quello di Cannoni. Finisce il primo round tra i due. Massimiliano, Cannoni che a mio avviso porta colpi sporadici, quei ganci larghi, mentre non si ferma a lavorare alla corta distanza, cosa che dovrebbe fare, che secondo me potrebbe essere l'arma del match. Sì, Bentivogli a mio avviso dovrebbe lavorare più sulla media lunga distanza, anche se poi con i montanti è entrato a segno praticamente sempre. Sì, Alberto, hai fatto un'ottima analisi del match. Cannoni che lavora molto sul colpo singolo, porta quel gancio telefonato, che diciamo così, che parte da lontano, soprattutto il destro. Ma ecco, dovrebbe da qui, magari invece di legare con il clinch, cercare di lavorare, ecco, magari da qui portare qualche gancio, magari stretto. A vuoto il diretto destro. Ecco, come sta facendo ora Cannoni. Lavoro, deve lavorare molto al corpo. Prova il jab Cannoni.
Qui prova la sfuriata con i montanti per poi chiudere con il calcio sinistro Cannoni. Replica con i montanti qui al mento Bentivogli. Ancora il montante al mento Bentivogli. Cannoni deve infilare le mani interne, non esterne a Bentivogli. Tanto bene il diretto destro di Cannoni, bene poi il gancio sinistro di Bentivogli. Buono ancora con il gancio sinistro, può provare il gancio destro Bentivogli. Deve spingere Cannoni. Prova ancora il gancio sinistro l'atleta all'angolo rosso Cannoni. Gancio sinistro ancora di Cannoni sulla spalla di Bentivogli. Bel gancio sinistro di Bentivogli. Poi prova il clinch Cannoni, entra bene con il montante destro al mento Bentivogli. Massimiliano, i montanti entrano perché lui continua a tenere le mani le larghe. Braccia larghe. Entreranno sempre i montanti. Qui la sfuriata con i montanti e i ganci da parte di Cannoni. Prova anche il montante nella guardia di Bentivogli. A vuoto il gancio sinistro di Cannoni. Bene i due ganci destri di Bentivogli. Prova il gancio sinistro ancora a Bentivogli. Poi ancora il clinch di Cannoni. Divide ancora l'arbitro. 1-2 di Cannoni. Bene con il gancio destro. Vado il gancio destro di Cannoni, qui Bentivogli ha perso il tempo, poteva sicuramente rientrare prima. Buono adesso il gancio andato a bersaglio di Cannoni e qui deve invece lavorare Bentivogli. Prova l'1-2 ancora Bentivogli e poi il clinch. Bene con il jab Bentivogli, poi il gancio sinistro di Cannoni, cerca ancora la strada nella guardia di Cannoni. Bentivogli prova ad incrociare con il diretto destro Bentivogli e finisce anche il secondo round. Vedi Massimiliano, quello che dicevamo prima. Sì, Alberto Cannoni, che quando si trova in clinch tende ad allargare un pochino le braccia lasciando tutta la parte centrale scoperta, e ne ha approfittato in più di un'occasione Bentivogli. Ed è il terzo round tra Cannoni e Bentivogli. Prova il gancio sinistro Cannoni. Bel gancio sinistro, gancio destro qui per Cannoni. Gancio destro ancora di Cannoni, si chiude bene Bentivogli. Fa lavorare Cannoni. Prova il montante destro Bentivogli sui montanti di Cannoni. Riesce a girare mettendo con le spalle alle corde Cannoni, Bentivogli, poi interviene l'arbitro. Bene il lavoro con i montanti di Cannoni, poi spinge ancora con la testa bassa. Deve fare attenzione perché poi quando abbassa la testa Cannoni mette sempre bene il montante al mento. Bel diretto destro di Cannoni e il montante destro di Bentivogli. Poi bene qui il gancio sinistro e il gancio destro di Bentivogli. Destro e sinistro, destro e gancio sinistro per Cannoni. Montante sinistro di Bentivogli, poi cerca di liberarsi Bentivogli. No, interviene l'arbitro.
per allontanare i cannoni dal suo avversario dopo il clinch. Bene, i due canci destri di Bentivogli, i cannoni. Spinge ancora un po' con la testa bassa. Gli viene il braccio cannoni a Bentivogli. Vuoto il jab di cannoni, che si era messo in guardia mancina e con il braccio avanti non ha trovato il bersaglio. Ancora il destro di cannoni. Deve alzare la testa cannoni. Finisce anche il terzo round forse il più sporco fino a questo momento a livello pugilistico. Non sono riusciti ad esprimere un buon pugilato in questo terzo round sia cannoni che Bentivogli. Vediamo se nella quarta ripresa Bentivogli riuscirà a tenere un maggiore allungo, una maggiore distanza dal suo avversario e magari lavorare un qualcosina in più con i colpi dritti per vie interne, che secondo me potrebbe essere la lettura e la chiave del match per quanto riguarda Bentivogli. E cannoni, io credo che continuerà a fare quello che ha fatto finora, quindi il colpo singolo, massimo i due colpi e poi attaccarsi a legare in clinch. Inizia il quarto round, ricordiamo angolo rosso cannoni, angolo blu Bentivogli. Ancora il colpo singolo di cannoni per poi legare in clinch. Deve essere bravo Bentivogli a tenerselo distante per poter lavorare in maniera pulita. Credo che sia arrivato il richiamo ufficiale per cannoni. E ci sta Massimiliano. Sì, che sono completamente d'accordo con l'arbitro su questa decisione. Bel diretto destro di Bentivogli sull'attacco di cannoni. Non è stato un colpo. No, per me è stato più un colpo che si è tuffato cannoni. Bentivogli sì, è riuscito a mettere il destro e non si sarebbe mai rialzato Massimiliano. Bravissimo, diciamo che ha preso con il destro, ha preso la spinta sul slancio e ha perso l'equilibrio. Bene, qui il montante adesso sull'attacco di cannoni, Bentivogli. Ecco, qui magari secondo me Bentivogli ha sbagliato perché era riuscito a liberarsi di cannoni, poi ci si è rilanciato addosso e gli ha permesso di rilegare un'altra volta. Quando Bentivogli riesce a prendere la media lunga distanza da cannoni, secondo me dovrebbe mantenerla per poter lavorare. Lancio sinistro di cannoni. Deve stare attento comunque Bentivogli, Massimiliano, perché questi ganci, se vanno a bersaglio, possono diventare pericolosi. Deve fare attenzione anche alla testa bassa cannoni, perché credo che l'arbitro gli abbia fatto capire che al prossimo potrebbe esserci un altro richiamo.
ancora il clinch tra Bentivogli e Cannoni. Pochi secondi alla fine di questo quarto round. Finisce anche il quarto round tra Cannoni e Bentivogli. Bentivogli che forse si è fatto male ad un occhio sul finale. Qui vediamo la caduta di Cannoni. Non mi è sembrato esserci un colpo poi troppo... Sì, te l'ho detto Massimiliano, per me non è stato un colpo assestato preciso, perché non credo che si sarebbe mai rialzato. Sì, se fosse preso, stato preso pieno pieno di incontro, mentre così. Siamo arrivati al quinto round. Ecco, qui Bentivogli sta facendo il lavoro che forse avrebbe potuto fare dall'inizio, lavorare con il jab, cercare di tenere a distanza Cannoni e poi magari mettere anche il destro dritto, non aggancio. Comunque si è aperto sull'arcata sopraccigliare Bentivogli, l'arcata sopraccigliare sinistra nell'ultima azione fatta proprio sul suono del gong della ripresa precedente. Non deve tenere... C'è un altro richiamo, Massimiliano. Deve fare attenzione per Cannoni, perché al prossimo richiamo... arriva la squalifica per Cannoni. Deve riprendere a fare quello fatto... all'inizio di questo quinto round Bentivogli, secondo me, lavorare sulla media lunga distanza con il braccio avanti. Qui intanto era andato bene l'avversario con il gancio sinistro Bentivogli. Un'altra testata per Bentivogli, presa da Bentivogli. Prova il montante sinistro da Chitto Bentivogli sull'attacco di Cannoni. Bene il montante sinistro. Questo qui l'ha sentito bene Massimiliano. Questo è arrivato preciso e si è visto. Nonostante avesse i guantoni, Cannoni lo ha sentito. Qui sta portando un buon montante destro al mento Cannoni. Poi colpi di Bentivogli. Diretto destro di Cannoni. Qui ancora cerca di liberarsi di Cannoni Bentivogli. Bene il gancio destro Bentivogli, ha fatto il passo indietro per mettere a bersaglio il colpo, ci è riuscito bene. Finisce il quinto round. Il montante
era stato preso bene con il montante qui Cannoni. Si inizia, ultimo giro, ultimo gong, ultimo giro di timer. Prova il diretto destro Cannoni, il diretto destro Bentivogli. Vado con il gancio sinistro Cannoni, lavora con il jab Bentivogli. Destro ancora di Bentivogli. Qua Bentivogli ha fatto tutto bene e poi non ho capito perché è riandato a richiudersi la distanza dopo essere uscito dalle corde. Lo ha fatto in più di qualche occasione, anche secondo me gli riesce, qui sputa il paradenti credo Bentivogli lì. Si riprende a boxare. Lavora con i montanti Cannoni. Cerca il lavoro con i montanti al corpo Bentivogli. Montante destra al mento per Bentivogli ancora. Poi il lavoro con i montanti di Cannoni. A vuoto il gancio sinistro di Cannoni, a vuoto il gancio destro di Bentivogli. Destro di Cannoni, gancio sinistro di Cannoni. Continua a cercare il clinch Cannoni. Deve tenere la testa alta. Prova ad abbassarsi sul gancio destro di Cannoni Bentivogli. Ancora il clinch. Bene, il montante destro e il gancio sinistro di Cannoni. Bravo qui a muoversi sul diretto destro di Cannoni. Bentivogli poi non ha concretizzato l'azione. E finisce il match tra Cannoni e Bentivogli. Si sente la vittoria addosso Bentivogli.
da 3 minuti ciascuna. Pompeo Mellone. Il drago Cristofori. Ed eccolo che arriva, signori, sul ring.
accompagnato da Momo Duran, accompagnato da Romano Becchetti, Nicola il Drago Cristofori. Main event di serata, caro Massimiliano, siamo pronti? Eh sì, Alberto, siamo pronti, siamo arrivati al main event di questa serata, siamo arrivati. Ricordiamo, il match si svolgerà sulle 6 riprese da 3 minuti, all'angolo rosso Riccardo Mellone, all'angolo blu Nicola Cristofori. Ho conosciuto Nicola Cristofori nella sera che perse il titolo contro Emanuele Cavallucci. Vidi per la prima volta questo ragazzo. Sì, Cristofori, che se non erro è già stato campione italiano. Perse il suo titolo proprio contro Cavallucci, se non sì, sbaglio. Bravissimo Massimiliano. È stato sfidante all'IBF, all'internazionale IBF, sempre se non ricordo male. Quindi comunque bravissimo. Un ragazzo con... Lo ha perso proprio con un grande campione come Maxin Prodan. Non proprio l'ultimo degli arrivali, quindi un ragazzo che sul ring ci sa stare, ha tanta esperienza. Guardia mancina per Cristofori, comunque guardia ortodossa per Mellone. Il jab di Cristofori sui guantoni di Mellone. Prova il diretto sinistro da Chitto Cristofori, non si fa sorprendere Mellone. Molto tecnico Cristofori, Massimiliano. Sì, un pugile molto tecnico, bravissimo Alberto. Molto veloce. Bene, ancora qui l'1-2, il jab e poi il diretto sinistro per Cristofori. Sa fare quel tipo di pugilato che tu ami molto. Con il jab di Cristofori. Sempre con il braccio avanti Cristofori. A volte con il destro Mellone e poi anche con il gancio, sinistro. Prima ripresa sicuramente molto, molto a fase di studio tra Cristofori e Mellone. Ancora con il jab Cristofori. Bene il sinistro qui di Cristofori. Guardia ortodossa, poi di nuovo guardia mancina per Cristofori. Finisce il primo round senza grandi azioni tra Cristofori e Mellone. Fase sicuramente di studio questa prima ripresa tra i due. Vediamo chi sarà il primo a mettere il piede sull'acceleratore nei 6 round.
Inizia il secondo round, jab per Cristofori. Sembra rimanere impassibile Mellone ai colpi di Cristofori. Guardia diretto destro e gancio sinistro di Mellone. Però 1-2 di Cristofori, jab, poi il diretto sinistro. Qui prova ad incrociare ancora con il diretto sinistro Cristofori. Bene, qui Cristofori con il jab e poi con il diretto sull'attacco di Mellone. Qui bravo Mellone con il destro ad interrompere l'azione di Cristofori, che poi mette a bersaglio comunque un buon sinistro. Muove molto sulle gambe, bel sinistro ancora di Cristofori. Da qui Cristofori dovrebbe lavorare sicuramente un pochino di più. Si va a mettere all'angolo, invita Mellone, che poi fa il lavoro con i montanti che vanno sui guantoni e sugli avambracci di Cristofori. Prova i due montanti, il montante sinistro e il diretto sinistro al volto. Cristofori ancora colpi che si vanno a schiantare sui guantoni di Mellone, quelli di Cristofori. Gancio sinistro di Mellone, poi il montante sinistro di Cristofori, che era passato in guardia ortodossa, ora di nuovo in guardia mancina. Bene con il gancio sinistro di Cristofori, si chiude bene Mellone però. Bene ancora l'1-2 di Cristofori. Bene con il jab a rientrare dopo l'azione di Mellone. Cristofori ancora sulla corta distanza, a vuoto il gancio sinistro di Mellone, finisce il secondo round. Vengono invitati ad uscire gli allenatori dei rispettivi, dei due pugili, di Mellone e di Cristofori. Inizia il terzo round, lavora con il jab Cristofori. Ora 1-2 per il pugile all'angolo blu. Tocca bene con il jab e poi con il diretto sinistro, interrompe l'azione di Mellone. Cristofori ancora bene l'1-2, lavora ancora con i sinistri Cristofori, qui prova ad incrociare con il gancio sinistro, il piede sull'acceleratore di Cristofori, bene qui l'azione a due mani, tocca ancora con il sinistro, si chiude bene Mellone, bel montante sinistro qui di Cristofori, regge bene Mellone però. Ancora il montante sinistro di Cristofori, che da come ha iniziato questa terza ripresa sembrerebbe volerla terminare qui Cristofori. Ora in guardia mancina, di nuovo poi in guardia mancina, era passato in guardia ortodossa Cristofori.
Ancora l'1-2. Sinistro, destro, sinistro di Cristofori. Segnato anche sulla fronte Mellone. Dimostrazione che i colpi di Cristofori si fanno sentire. Prova l'aggancio sinistro a Mellone. Poi l'aggancio sinistro di Cristofori. A vuoto il diretto destro di Mellone. Poi montante sinistro, diretto sinistro di Cristofori. Lavora ancora con il jab, l'1-2 poi di Cristofori. Tocca con il braccio avanti Mellone sull'attacco di Cristofori. A bordo del calcio sinistro di Cristofori, si abbassa Mellone. Bene con il destro qui Mellone. L'1-2 ancora di Cristofori. Sinistro di Cristofori, pochi secondi alla fine del terzo round. Continua a muoversi sulle gambe Cristofori, aspettando il gong che arriva a chiudere la terza ripresa. Siamo arrivati al quarto round, Cristofori, angolo blu, Mellone, angolo rosso, lavora con il jab Cristofori, ancora con il braccio avanti sul pressing di Mellone Cristofori. Jab di Cristofori, 1-2 ancora per il pugile allenato da Duran. Bene il diretto destro, poi di nuovo in guardia mancina Cristofori, ora di nuovo in guardia ortodossa. Di nuovo mancino, bel montante sinistro di Cristofori. Ancora il montante sinistro a cercare il fegato di Mellone Cristofori. Ancora due montanti. Poi due ganci di Mellone, poi il gancio sinistro di Cristofori. Gancio sinistro ancora di Cristofori. Bene il diretto sinistro per lui, poi riprova il montante sinistro, non trova però il bersaglio. Sembra aver rimesso il piede sull'acceleratore Cristofori. Montante sinistro ancora per lui.
cerca il fegato con insistenza, bene ancora qui, lo ha sentito Mellone, cerca ancora il montante sinistro Cristofori. Bel gancio sinistro Cristofori. Ora il montante sinistro, 1-2 di Cristofori. Ora il montante sinistro sempre di Cristofori, che ha capito che Mellone ha accusato il colpo. Voleva rimetterlo subito Cristofori il paradenti. Gancio destro di Mellone, gancio sinistro di Cristofori. Gancio destro di Mellone. Montante sinistro ancora di Cristofori. Riprova il montante sinistro, ancora il lavoro al volto ora. Bel gancio sinistro di Cristofori, poi arriva il gancio destro di Mellone. Inizio della quinta ripresa. Uno due ancora per Cristofori, non trova il bersaglio su Mellone però. Tiene il centro ring Mellone in questo quinto round. Bene qui Cristofori, il diretto sinistro dopo il jab. Prova al montante sinistro Mellone. Bene il montante sinistro al volto di Cristofori per Mellone. Bel gancio sinistro qui ancora per Mellone. Cristofori non deve abbassare la guardia, deve rimanere concentrato. Bel montante sinistro ancora di Cristofori. Ora il jab, guardia ortodossa ora per Cristofori. Destro per lui. Prova ancora la montante sinistro Mellone e Cristofori, scusate. Gancio sinistro di Cristofori. Prova ancora la montante sinistro, si chiude bene in guardia Mellone. Gancio sinistro di Mellone. Gancio destro, gancio sinistro ancora per Mellone, ancora il gancio destro, si chiude bene Cristofori. Bene il jab, poi il diretto di Cristofori, ancora il diretto sinistro.
pochi secondi alla fine di questo quinto round. Finisce anche il quinto round tra Cristofori e Mellone. E siamo arrivati all'ultimo round, l'ultima ripresa che chiuderà poi questa serata di boxe qui a Ferrara. Ultimo round è quello tra Mellone e Cristofori. Tutto pronto, Massimiliano, per questa ultima ripresa. Inizia la sesta ed ultima ripresa tra Mellone e Cristofori. Lavora con il jab subito Cristofori. Prova la montata sinistro, poi il diretto sinistro Cristofori. Qui inciampa gancio sinistro di Mellone. Jeb ancora di Cristofori che poi riprende la lunga distanza su Mellone. Crocia con il gancio destro qui Mellone. Gancio sinistro ancora per lui, poi bravo Cristofori a muoversi alle corde. Rientra poi con il jab e con il diretto sinistro Cristofori. Gancio sinistro di Cristofori sui contorni di Mellone. Bene nel diretto sinistro. Ancora un diretto sinistro per lui. Prova il montante destro e il gancio destro, Mellone non trova Cristofori che in questa sesta ripresa lavora molto in scioltezza, molto mobile sulle gambe e sul tronco, dando comunque vita anche ad un buon, un discreto spettacolo sul ring. Bella la tecnica da vedere di Cristofori in questa sesta ripresa. Ancora l'1-2 di Cristofori. E finisce il match Cristofori-Mellone. Finiscono le ostilità sul ring, Massimiliano, ma non mi sembra che ci siano dubbi sul verdetto. No, assolutamente, Alberto, credo proprio di no. Ringraziamo anche il commissario di riunione, la signora Dragana Scabar. Ringraziamo
il medico, il dottor Giovanni Iancu, cronometrista Adriano Guerzoni. Ringraziamo anche gli amici di MS Channel e Fight and Life, Alberto Prati, Massimiliano Maone e Nicolas il cameraman. Signori, ci siamo. Innanzitutto per me è un piacere potervi dire che è stata una bellissima riunione e ci auguriamo di averne altre ancora qui a Masitorello. Grazie al comune di Masitorello, grazie al signor sindaco Riccardo Bizzarri, ma siamo alla lettura del verdetto. E allora, signori, tra Riccardo Pompeo Mellone e Nicola il Drago Cristofori, ai punti vince Nicola il Drago Cristofori. Caro Massimiliano, sulle note di We Are The Champion, abbiamo una persona che si aggira nei meandri di Fighters Life. Puoi, Massimiliano, gentilmente, come no Alberto, tuo omonimo, lasciare la cuffia per un piccolo intervento. Eccolo qua, abbiamo il grandissimo Momo Duran. Momo, finisce questa seconda serata, questa... Sono distrutto, non ho più voce, sono stanco morto, però sono contento perché comunque i ragazzi hanno fatto dei buoni combattimenti. Chiaramente dovremmo migliorare su alcuni aspetti, un po' con tutti, quindi sappiamo che dobbiamo ancora lavorare molto. Però la serata è andata bene, il pubblico c'è stato, sono contento. Hai portato Zagatti al titolo italiano. Chi sarà il prossimo che accompagnerai per questo nostro emblema, il titolo italiano? Il titolo italiano, il prossimo che lo farà, e lo farà a marzo penso, spero di poterlo portare al Memorial Duran, sarà Mattia Musacchi, che ha dimostrato anche nell'ultimo incontro la settimana scorsa di essere pronto, ha voglia, è deciso, lo vedo concentrato e sono sicuro che posso fare un ottimo combattimento. Poi vediamo cosa succede. Momo, una domanda che non c'entra niente, ma che te l'avrei sempre voluta fare. Non ti prende mai la voglia di risalire sul ring con il pensiero? Ma no, col pensiero può anche venirti la voglia, ma poi senti che fisicamente è impossibile, quindi... Certo, però no, è chiaro, rivivi che... negli occhi dei tuoi ragazzi quello che è stato, sì, per te il pugilato. Grazie a Dio ho la fortuna di aver avuto una carriera che mi ha regalato tanto, quindi le mie soddisfazioni me le sono prese. Dai ragazzi non pretendo che arrivino a fare titoli di altissimo livello, però pretendo un gradino alla volta, che crescano e che vadano sempre più avanti. Poi vediamo dove possono arrivare. Sono bravi ragazzi, sono ragazzi che si impegnano, che ci mettono l'anima, e quindi per me è un piacere portarli avanti. Vamo, quindi diamo appuntamento con te sicuramente per marzo, aprile, insomma. In primavera avremo di nuovo tue notizie per questo grandissimo memorial che ogni anno va in scena a Ferrara, una città che ti ha dato tanto, a te, a papà e a tuo fratello. Ma Ferrara è una città che ci ha imparato ad amare, perché siamo partiti con un rapporto un po' freddo, poi piano piano si è andato consolidando e aumentando, e adesso veramente la città ci ama e noi amiamo la città follemente, quindi tutto quello che riusciamo a fare perché il pubblico ci segue, perché il comune ci dà una mano,
ci stiamo allargando anche verso la periferia come abbiamo fatto oggi, perché secondo me è molto importante anche portare il pugilato nella periferia, nei posti che normalmente non lo possono ospitare. Stasera c'è stato un sacco di pubblico e questo mi ha fatto veramente molto molto piacere. Quindi andiamo avanti su questa strada e speriamo sempre di crescere. E con il ringraziamento di cuore, perché ha sempre creduto in noi e continua a credere in noi, questo folle campione, folle maestro, ma dal grandissimo cuore, veramente non lo dico per ruffianaggine, perché veramente ci lega un rapporto speciale con te, perché ti abbiamo visto da campione, ti vediamo da maestro e da organizzatore, e per noi è motivo d'orgoglio essere al tuo fianco. Grazie Alberto, grazie Massimiliano. Sapete che io ho apprezzato molto il vostro lavoro e cerchiamo di andare avanti insieme. Come diciamo sempre, buonanotte a tutti quanti, lo facciamo questa sera con Momo Duran e naturalmente Fighters Life is the next generation of fighter. Buonanotte a tutti. Buonanotte.